Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Nel video di oggi voglio spiegare a tutti in maniera più semplice possibile come fare per registrare la batteria, perché molto spesso mi chiedete come faccio a registrare, che cosa mi serve, è una cosa dispendiosa, cioè devo spendere tantissimo. Allora, è semplice, bisogna solamente avere i mezzi giusti e al giorno d'oggi ci sono un sacco di possibilità anche abbastanza economiche. Quindi oggi vi spiego tutto quello che vi serve e vi spiego come fare passo dopo passo. Quindi magari sarà un tutorial un pochettino più lungo, ma almeno cerco di spiegarvi in maniera dettagliata in modo tale appunto che possiate capire bene come fare e, se volete registrarvi, poter cominciare anche voi con un budget abbastanza abbordabile. Grazie mille intanto a strumentimusicali.net, perché per il cosa serve mi ha aiutato strumentimusicali.net, quindi grazie mille, mi ha mandato tutto quanto. E direi basta, iscrivetevi al canale se vi va, come vi sta dicendo questa cosa che è uscita adesso, cliccate la campanellina, mettete mi piace, andate sul mio sito Gastro Drums se vi piace come spiego, lì ci sono tutti i corsi eccetera, e noi partiamo con la sigla, poi col video, ma prima con la sigla. Mi sono messo anche gli occhiali per fare quello serio che deve spiegare le cose per bene, cioè, sigla. Se per caso ve lo state chiedendo, al volo vi dico che per il video di oggi utilizzo la batteria Pearl Rocciò, che ho già fatto vedere in un altro video che vi linko qui sotto, e come set di piatti, uno dei set di piatti che vi ho fatto vedere in un altro video che vi linko sempre qui sotto, che sono dei piatti per principianti. Oggi facciamo tutto per principianti, comunque rimaniamo sull'economico, e ho scelto questi HCS di Meinl, quindi Ride, Crash, Charleston, Trash, Crash. Quindi partiamo subito. Allora, la prima cosa che serve, a parte la batteria, per registrare la batteria, vabbè, era una battuta, di questa la taglio, è la scheda audio o il mixer. Io ho preso da strumentimusicali.net questo Behringer a 4 canali. 4 canali significa che io posso attaccargli 4 microfoni e registrare contemporaneamente, si dice in multitraccia, 4 microfoni. Oggi voglio farvi vedere le due possibilità: due microfoni per registrare la batteria, come posizionarli, quali microfoni eccetera, e 4 microfoni. È vero che poi la batteria, vedrete anche nei miei video eccetera, che hanno ogni pezzo un microfono eccetera, però è già un po' più complicato e soprattutto più dispendioso. Oggi voglio stare sul semplice e sull'economico. Allora, partiamo subito. Scheda audio, questa qua, super semplice, la Behringer, perché l'attacchi al computer e funziona. Alcune schede audio mixer hanno bisogno di attaccare al computer, poi scaricare software perché funzioni, eccetera. No, questa attacchi al computer, te la riconosce e sei a posto. Questa qua, appunto, ha 4 canali, e ognuno di questi pommellini con questi potenziometri con i pulsantini sopra è riferito a un canale. Quindi questo, che è il primo pulsantino, primo pommellino, è riferito al primo canale, questo al secondo, questo al terzo, questo al quarto, eccetera, eccetera. Ha anche la possibilità di avere l'uscita cuffie, uscite out per cassa, eccetera, quindi è ben dotata, piccolina, economica, quindi funziona bene. Vi faccio vedere come funziona mentre inserisco i microfoni. Allora, microfoni. Ho preso microfoni economici, anche in questo caso. Voglio partire dal microfono della cassa, che ho preso, in realtà l'ho già mezzo scartato, ma comunque ho preso questo microfono qua di Behringer, che era dentro la sua scatolina. Questo qua è un microfono per cassa, che come state vedendo in questo momento, si può posizionare in vari modi, ma il modo principale è quello di posizionarlo fra il dentro e il fuori della cassa. Quindi questo lo consiglio nel momento in cui avete la cassa con il buco. Se non avete la cassa col buco, volendo potete anche posizionarlo proprio perfettamente. Se qua c'è la pelle, lo mettete così in centro e a 5 cm e funziona bene. Quindi in realtà è anche la prima volta che lo provo anch'io, quindi voglio vedere come funziona, ma Behringer di solito si comporta molto bene per quanto riguarda i microfoni economici. Quindi vado a montarlo, anche se il video del montaggio ve l'ho già fatto vedere. Al microfono, come avete visto, sono andato ad attaccare anche il cavo, l'altra estremità del cavo ce l'ho qua, e andrò ad inserirla all'interno del canale 1 del mio mixer. Abbiamo collegato la nostra scheda audio al microfono. Adesso
dato che ho qui il computer, vado ad aprire Logic. In realtà qua potete scegliere qualsiasi tipologia di DAW, quindi di programma. Io uso Logic perché sono abituato ad utilizzare quello, ma ce ne sono anche tanti di gratuiti, eccetera, eccetera, eccetera. Ho creato una traccia che si chiama Kick, perché è la mia cassa, e adesso incominciamo a dare un colpo alla cassa e vediamo cosa succede. Quindi vedrete che io metto in registrazione da Logic, dal mio programma, perché almeno avete poi la possibilità di sentire bene tutto, e vediamo che cosa succede. Quindi schiaccio R di registrazione e andiamo. Allora, come avete visto, io in realtà non ho le cuffie, quindi il suono non so come sia uscito, se è troppo alto, se è distorto, non distorto, eccetera, ma quello che ho visto è che sulla stina, quella lì verde, che mi fa vedere quanto volume c'è, andava in rosso, prima in giallo, poi in rosso, con il numerino sopra che lampeggiava e mi diceva guarda che sei a zero o forse anche più di zero. Allora, molto spesso c'è la tendenza di avere come livello di picco, quindi come volume massimo, quindi questa cosa qua, lo zero. In realtà è la cosa più sbagliata del mondo, perché sopra lo zero il suono incomincia a distorcere, quindi incomincia a fare e a perdere un po' di informazioni del suono, quindi noi dobbiamo stare molto più bassi. Quando registrate non portate tutti i volumi a zero, ma rimanete più bassi, rimanete a meno 16, meno 18, se dovete fare mix, eccetera, dopo lavorare sul suono. Io oggi non devo fare un granché, quindi magari mi alzo un pochettino e arrivo a meno 12 come volume massimo che devo vedere lì durante la registrazione. Ma come faccio a abbassare il mio volume? Con questi pomellini qua. Questi pomellini qua mi permettono di alzare e abbassare il volume del mio canale. Quindi in questo caso, come vi ho detto prima, pomellino qua sta a questo canale. Se io, guardate su Logic, io parto da zero e pian pianino lo alzo. Vedete che suona sempre più forte, che a un certo punto è no. Quindi allora, guardiamo se è tutto basso, che cosa succede al pomellino. Arrivo quasi a zero, quindi ancora troppo. Questa scheda audio qua ha la possibilità del pad, che è questo switch qua, che se andiamo a premere lui ci abbassa di 20 dB, quindi va sotto di 20 dB. Resettiamo questo numerino qua, cliccandoci sopra. Come vedete, prima eravamo a 0, adesso siamo a meno 20. Noi volevamo arrivare a meno 12, quindi a questo punto, con questo pomellino, tiriamo su finché arriviamo a meno 12. Sono arrivato a meno 10.7, poi ho tirato di nuovo un pochettino giù per arrivare a meno 12. Non impazzite, meno 11, meno 13 va bene, però siamo arrivati a meno 12. Quindi adesso abbiamo il nostro volume della cassa regolato. Quindi qui ci ho messo un pochettino per spiegarvelo, ma in realtà funziona per tutti i microfoni nello stesso modo. Il nostro secondo microfono sarà il microfono panoramico. Registriamo in questo caso la batteria con due microfoni, quindi microfono della cassa e microfono panoramico. Con il microfono panoramico ho preso una coppia, in realtà, perché poi mi serviranno tutti e due, sempre da strumentimusicali.net, di questi Presonus PM2, che sono dei microfoni abbastanza piccoli, abbastanza leggerini, economici. Volevo vedere come funzionavano, quindi adesso facciamo una prova e poi vediamo, traiamo le conclusioni. Per adesso ce ne serve uno solo. Quello che farò, purtroppo non lo vedrete perché sarà sopra di me, ma comunque sarà... Questo si vede? No, non si vede. Questo microfono qua, il panoramico, dove andremo a inserirlo? Andremo a inserirlo, essendo un panoramico, per prendere tutta la batteria. Quindi dobbiamo andarlo a inserire sopra. Avendone uno solo in questo caso, andremo a metterlo
nel centro della batteria ha più o meno un metro di altezza. Vediamo come suona a un metro di altezza. Quindi prendo il mio cavo che io ho qui perché ho tutto l'armamentario che si attacca, comprese le aste, al soffitto. Ovviamente voi avrete poi delle aste che partono da terra, ma vi lascio tutto in descrizione, tranquilli, aste, cavi di varie lunghezze, eccetera. Vado a metterla più o meno un metro di distanza dalla mia batteria, che prenda perfettamente in mezzo, rivolto verso il basso, e basta, ho detto tutto in realtà. Quindi il microfono, il cavo dall'altra parte, vado a prenderlo e lo inserisco nel secondo canale della mia scheda audio Behringer e vediamo come suona. Anzi, prima stoppiamo la registrazione, facciamo un nuovo canale con input 2, perché nella mia scheda audio è il 2, e andiamo a impostarlo. Anzi, prima magari chiamiamolo over. Andiamo con la registrazione solamente dell'over e così lo impostiamo come abbiamo fatto con il microfono della cassa prima. Proviamo a suonare rullante. Voi non state sentendo nulla. Perché? Perché questo microfono qua è un microfono particolare. Esistono due tipologie di microfoni. Microfoni dinamici, come quello della cassa, e microfoni a condensatore, come questi qua, i panoramici, i microfoni ad esempio del Charleston, eccetera. I microfoni a condensatore, per poter funzionare, hanno bisogno della Phantom, cioè di, non sto a dilungarmi troppo, ma di base di quello che, del pulsantino che trovate come Phantom da attivare, o magari potreste anche trovare più 48 volt da attivare. Questa Behringer ce l'ha, tutte le schede audio ce l'hanno, ce l'ha dietro, è un pulsantino da tirare avanti o indietro. Io adesso vado ad attivare la Phantom, che mi attiverà su tutti i canali, poi ci sono alcune schede audio che l'attivano canale singolo, canale per canale, ma non c'è problema, questa l'attiva per tutti i canali e non fa male anche ai microfoni che non ne hanno bisogno, tipo quello della cassa. E adesso andiamo a regolare i volumi. Quindi, come prima, andiamo a vedere a quanto arriva, suonando rullante, perché tanto è quello che suona più forte. Resettiamo i parametri. Anche lui arriva a meno 0,6. Dobbiamo farlo arrivare a meno 12. Siamo sul canale 2, abbiamo il potenziometro qui a 0, quindi anche in questo caso andiamo a schiacciare il pad, vediamo, arriverà a meno 20 più o meno. Resettiamo. Sì, anche un po' di più. E siamo arrivati a meno 12. Quindi a questo punto stoppo la registrazione, perché tanto voglio mettere a registrare anche la cassa, e sentiamo come suona la nostra batteria con due microfoni, cassa e panoramico. Ok, molto bene, quindi come avete visto riusciamo già a registrare la batteria, quello che avete sentito è proprio il base, diciamo, della registrazione, quindi senza nessuna tipologia di modifica ai suoni, frequenze, eccetera, eccetera. E comunque devo dire che non è male per essere una batteria registrata con due microfoni. Ovviamente la cosa che vi dico è fate poi delle prove voi, quindi nel momento in cui avete impostato tutto provate a impostare così
e poi magari spostate il microfono un po' più in alto, un po' più in basso, un po' più a destra, un po' più a sinistra, perché ovviamente ogni studio, ogni batteria, ogni posto ha le sue caratteristiche, quindi suonerà in un modo o in un altro. Come sentite, la mia batteria non è troppo secca, perché questa stanza non è troppo secca. Troppo secca vuol dire troppo cicci, quindi adesso sembra tanto ariosa la batteria. Dipende da dove suonate, appunto. Più volete panoramicità dei panoramici, quindi volete più stanza intorno, più dovrete alzare il panoramico. Più volete il suono close, si dice, cioè il suono fermo il più possibile, più dovrete avvicinarvi, o che non avvicinarvi troppo, perché altrimenti date una bacchettata al microfono. Adesso che abbiamo capito come funziona, passiamo ai quattro microfoni. Non sto più a farvi lo spiegone di come si fa a gestire i microfoni, perché di base funziona sempre nello stesso modo. Dovete, quando avete condensatori, darla Phantom; quando avete i dinamici, non darla Phantom. O comunque, se avete dei condensatori, date la Phantom anche a tutti i microfoni, anche ai dinamici, perché tanto non patiscono, non vi preoccupate. La cosa è questa qua: arrivate a meno 12, oppure se dovete poi fare dei mix, magari state anche un filino più giù, meno 16, meno 18, non arrivate più su di meno 10, meno 8, meno 6, 0 assolutamente no. State sempre più bassi, che al massimo poi li tirate su di volume dopo. Allora, quattro microfoni, batteria, utilizzerò cassa, rullante e due panoramici. Quindi, per quanto riguarda la cassa, in realtà ne ho preso anche un altro di microfono da strumentimusicali.net, che è un microfono da buttare dentro la cassa, che voglio capire come funziona, perché secondo me è molto interessante. Ed è questo Behringer qua. Questo Behringer qua, che in realtà è un microfono molto particolare, perché io vi ho detto, i microfoni della cassa non hanno bisogno di Phantom, in realtà questo ce l'ha, perché è un microfono a condensatore. Quindi, un microfono molto semplice: andate a collegare il cavo normalmente come l'altro, ma questa volta andate a appoggiarlo dentro la cassa. Cosa importante: nel momento in cui cambiate il microfono della cassa, dovrete andare nuovamente a fare i livelli, perché non tutti i microfoni hanno gli stessi livelli, quindi non è che se la cassa suona sempre allo stesso volume, il microfono recepisce lo stesso volume sempre, qualsiasi microfono sia. Quindi andiamo a rifare i volumi e ve la faccio direttamente sentire. Quindi sicuramente questo microfono prende più boom, boom, la pancia, mentre l'altro è un pochettino più secco. Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale preferite come microfono della cassa. Ma passiamo al secondo canale, che in realtà prima era l'over. Nel caso, l'over, cioè il panoramico, nel caso di quattro microfoni avremo cassa sull'uno e rullante sul secondo canale. Come microfono rullante ne ho preso uno molto simile al 57, sembra il 57 ma non lo è, e costa anche un quinto del 57, praticamente forse poco più di un quarto, ed è questo qua, che è l'SL75 di Behringer, che avevo già provato in realtà sul canale, mi ero trovato bene, quindi ho detto, se vogliamo dei microfoni economici, questo è il microfono economico da usare. Allora, per il rullante abbiamo bisogno o di un'asta o di una clamp. Io in questo caso ho una clamp che attacco direttamente al rullante, poi qui vado a mettergli il microfono, l'attacco, e il microfono vado a posizionarlo in modo tale che sia così. Adesso vi spiego. Così che punti al centro del rullante e non sia troppo attaccato. Ogni tanto vedo fare delle cose del genere. Questo non è il massimo, perché prendete solo l'attacco e poco il corpo del rullante. Invece lasciatelo magari anche un pochettino più distante dal rullante, che punti verso il centro. In questo modo qua. Adesso andiamo a mettergli il cavo, a inserire il cavo anche a lui. Cavo, come al solito, dal rullante, dal microfono del rullante alla scheda audio nel canale 2, che in questo caso era ancora l'over, ma lo tolgo per andare a inserire
il microfono di adullante, vado a inserirlo e l'altra parte ovviamente vado a mettere il microfono perché altrimenti non funziona nulla. Vado quindi sul computer a cambiare il mio canale 2 in snare, che sarebbe adullante. Vado a registrare sia cassa sia adullante, dai. E vado a fare ovviamente i livelli di adullante. Il adullante è un microfono dinamico, quindi non ha bisogno di Phantom, ma la lasciamo comunque attiva perché tanto poi avremo due over, quindi la Phantom ci servirà. Andiamo a vedere i livelli. Eccoci qua più o meno a meno 12, quindi... Ok, adesso suonando anche tutto insieme, vado a tirare un po' giù l'adullante che era troppo alto. Molto bene, questione over, utilizzerò sempre lo stesso over che ho usato prima, ma in questo caso gli metterò anche il fratello, che è sempre un PM2 di Presonus, e andrò a inserirlo in... esistono vari modi di inserire i microfoni, normale, un po' spostato, XY, cioè il modo in cui si vanno a posizionare i microfoni in questo modo qua sopra la batteria, è un modo un po' più strano. Io direi, per cominciare, partite mettendo i due microfoni a una distanza che dipende da quanto è grande la vostra batteria, ma comunque direi distanti un'ottantina di centimetri, che puntano verso il basso, quindi puntano i piatti. Ok, microfoni posizionati, vi dico solamente una regola per quanto riguarda i panoramici. Quando sono due, i panoramici devono essere posizionati alla stessa distanza dall'adullante. Quindi prendete un cavo, prendete il metro, prendete un filo, quello che volete, vi posizionate nel centro dell'adullante, lo tenete, andate a tirare il filo o il metro, quello che è, fino all'inizio del microfono panoramico e poi tenete il filo in base a dove siete arrivati, andate a vedere se è uguale alla distanza dall'altro panoramico. In questo caso è perfettamente identica e quindi ci siamo. Questa è l'unica regola, perché anche qua, come per la Phantom, non sto a farvi lo spiegone, ma di base i microfoni devono essere in fase, quindi devono avere le, diciamo, le onde sonore che viaggiano alla stessa andatura. Non devono essere magari una che viaggia così, l'altra che viaggia così, sto parlando dei microfoni. Un microfono con un'onda di un tipo, un microfono con un'onda di un altro, perché altrimenti rischiamo di perdere del suono. Qui invece, se sono tutte e due alla stessa identica distanza, non abbiamo quel problema di fase, quindi in pratica si sommano i due microfoni e abbiamo un suono più potente. Allora, adesso quello che vado a fare sul computer sarà andarmi a creare altri due canali. I canali li chiamerò over SX, over sinistro, over DX, se riesco. Vado a dargli come input ovviamente il numero 3 e il numero 4 della mia scheda audio Behringer. Questo l'ho sempre lasciato, toglierlo pure adesso. Vado a mettere in registrazione, qui ovviamente vedete che la registrazione è terminata nel momento in cui ho smesso di suonare prima, in realtà l'ho lasciata andare ancora un po', e basta, ci siamo, impostiamo per prima cosa i volumi e poi vediamo l'imposto e poi suono direttamente la batteria con tutti i volumi meno 12, anche dei panoramici.
Ok, quindi quello che avete sentito è una registrazione con quattro microfoni. Ovviamente io sto registrando anche il mio computer, quindi avrete visto andare avanti la traccia audio. Quello che ho fatto dopo non è stato appunto modificare i microfoni, ma è stato quello semplicemente di regolare i volumi. Quindi in post la cosa che ho fatto è stata regolare i volumi in modo tale da poter far sentire la batteria con i volumi regolati e non magari con la cassa che spingeva tantissimo e rullante laggiù in fondo. Quindi avete già sentito la batteria con i microfoni regolati come volumi giusti. È una cosa che mentre registrate non potete fare, perché non sapete ancora come registrare la batteria, quali saranno i volumi di ogni parte della batteria. Quindi è una cosa che potrete fare dopo, ma molto semplice, con i fader, cioè quelle levette che vanno su e giù. Basterà alzare, abbassare e vi farete già un po' di mix della batteria. Quindi questo è, ragazzi, io spero veramente di avervi aiutato, di essere stato chiaro più che altro in questa spiegazione, che non è sempre semplice, perché si vanno a toccare alcuni punti che noi batteristi molto spesso non siamo abituati a toccare, a sentire, eccetera. Ovviamente se c'è qualsiasi dubbio scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il consiglio assoluto che vi voglio dare è: nel momento in cui mettete in pratica la questione del appunto volumi eccetera, provare, riuscite a registrarvi, riuscite a tirare fuori un suono dai microfoni, sperimentate, quindi provate a spostare un microfono, a spostare l'altro, mettere un po' più lontano, un po' più vicino, perché come avete sentito, come li ho posizionati adesso, che è il metodo proprio super base, non è detto che sia il metodo migliore, perché ad esempio magari un tom si sentiva un po' di più, un tom si sentiva meno, il rullante si sentiva tantissimo, quindi magari il rullante si sente troppo. Provate a spostare i microfoni un po' verso l'esterno, li lasciate sempre alla stessa distanza del rullante, ma anziché puntarli verso il basso, li mettete un po' verso l'esterno, come se dovessero prendere un po' più i piatti. Oppure si sentono, volete che si sentano più il rullante e i tom? Allora provate l'XY, quindi mettete i due microfoni in questo modo, con un angolo di 90 gradi sopra la batteria, e sentirete un filino meno i piatti, un pochettino di più i tom e il rullante. Quindi ci sono tantissime possibilità, ho già fatto anche tanti video in cui vi spiego come posizionare i microfoni, vi parlo in generale di registrazione, vi lascio la playlist qui sotto in descrizione con tutte queste le playlist sulla registrazione. E con questo basta, io finisco qua il video. Voglio ringraziare tantissimissimissimo strumentimusicali.net per avermi mandato tutta questa roba, mi vado a dire, ma perché in realtà è così, tutta questa roba che poi vi mettete lì, ci mettiamo lì e la smanettiamo, e pian pianino diventiamo, ci sentiamo sempre un po' nerd quando facciamo queste cose, però devo dire che fa bene, almeno a me rende sempre molto felice imparare qualcosa sulla registrazione e mettermi lì e sporcarmi le mani con i cavi con la registrazione. Ma vabbè, detto questo, grazie mille ancora a strumentimusicali.net, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, dato che un video sulla registrazione non a tutti i batteristi potrebbe interessare, ma fatemi sapere se ne volete altri, così almeno mi organizzo e magari vado avanti con le lezioni, queste tipologie di tutorial, eccetera. Quanto siamo arrivati di registrazione? Troppo. Quindi io vi saluto, iscrivetevi al canale, andate sul sito di Radio Drums, grazie strumenti musicali ancora, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!